Un saluto a tutti i followers di AndroidLive.it. Oggi siamo in compagnia di Alcatel One Touch Hero per i nostri soliti focus sui benchmark e sul gaming. Quindi andiamo subito a sbloccare il nostro phablet di Alcatel e andiamo subito, come sempre, a lanciare AnTuTu Benchmark per la nostra prova appunto su questo Hero test. Ok ragazzi, il test è iniziato, ci vediamo tra qualche minuto, a dopo. Eccomi di nuovo qui ragazzi, allora andiamo a vedere il punteggio fatto da questo One Touch Hero. Abbiamo totalizzato 16.027 punti, un buon punteggio, siamo in classifica, siamo sotto l'S3 e il Redmi Note di Xiaomi. Andiamo a vedere il giudizio, che è good job, quindi un buon giudizio e un buon punteggio per questo One Touch Hero. Quindi usciamo, chiudiamo AnTuTu Benchmark e andiamo a lanciare il nostro gioco di trigger per il test con il gaming. Secondo che mi avvicino, perfetto. Come al solito abbiamo i dettagli al massimo, alziamo un po' il volume. Il solito Mighty Trigger è invaso dalla pubblicità. Andiamo a vedere se li ho già messi, quindi vedete sì, dettagli grafici alti, quindi andiamo a lanciare la nostra solita missione. Insomma, ricordo brevemente l'hardware di questo One Touch Hero. Abbiamo un processore quad core da 1.5 GHz, scusate, e ben 2 GB di memoria RAM. Questa è la versione dual SIM con 16 GB di memoria interna. Ricordo che c'è un'altra versione con mono SIM con la possibilità di espandere la memoria. Qui non è possibile espandere la memoria, ma ora concentriamoci sul gioco. Allora, sembra una buona fluidità. Adesso attendiamo qualche nemico per mettere sotto stress il telefono. Forse meglio se abbassiamo un po', scusate, il volume, che devo dire che l'audio è veramente molto alto. Ok, vediamo un po', sembra comunque la fluidità sia di buon livello. Usciamo da questo angolo, altrimenti la missione finisce ancora prima di iniziare. Curiamoci. No, devo dire che veramente, insomma, la fluidità non è affatto male. Qua verso un piccolo scatto dove veramente c'erano molti nemici. No, devo dire che la fluidità non è male, si può giocare bene. Su qui un micro lag sui comandi che la risposta non è stata immediata, però devo dire che tutto sommato l'esperienza di gioco non è male, insomma si può sicuramente giocare. Ecco qua, vedete, quando qui c'è tantissimo lavoro il telefono va un attimo in crisi e il lag si è visto anche abbastanza evidente. Vediamo se riusciamo a finire il livello, però devo dire che, a parte quando si è veramente, diciamo, in questo caso circondato da nemici, devo dire che però non è, ecco, chi avete visto adesso qui come lo zombie correva un po' a scatti verso di me. Insomma, è un'esperienza di gioco, diciamo, sufficiente. Si può giocare con i dettagli al massimo, però avete visto che nelle fasi molto concitate, se vediamo se riusciamo a finire il livello, cioè questo qui uno me ne manca e lo finiamo, avete visto che comunque nelle fasi molto concitate il telefono ha dei lag abbastanza evidenti, però diciamo che si può giocare con i dettagli al massimo e quindi eventualmente provare anche dei giochi più pesanti di trigger. Ok, quindi anche il test gaming è terminato, possiamo uscire.
Brutalmente. Ok, quindi dicevamo un buon punteggio benchmark e una sufficiente, diciamo, una più che sufficiente, che diciamo così, esperienza di gioco, anche se avete visto che in alcuni momenti c'erano dei lag abbastanza evidenti, però comunque questo One Touch Hero ci permette di giocare a dei trigger o eventualmente a dei giochi, diciamo, con la grafica al massimo. Quindi per questo focus sui benchmark e il gaming con One Touch Hero è tutto. Un saluto da Shido per AndroidLive.it.